Io voglio innanzitutto ringraziare dell'invito l'Arcivescovo, al quale mi lega la terra. Siamo della stessa diocesi, la diocesi di Acqui. Abbiamo avuto anche un itinerario di vita molto simile. Io sono più vecchio di un anno di lui e l'ho preceduto in seminario l'anno precedente, per cui non ci incrociamo nel seminario di Acqui, anche perché io sono stato solo 10 giorni e poi sono fuggito. Ma poi mi ha invitato un giorno a Roma a un ritiro dei presbiteri della diocesi di Roma, che poi non ebbe realizzazione per altri motivi, e ci siamo poi visti tante volte a Vicenza, chiamato da lui, e poi ecco a Torino. Lo ringrazio per l'amicizia, per la fiducia, ma dico anche la gioia di essere qui in mezzo a voi, perché questa chiesa di Torino, è vero che geograficamente la mia comunità sta nella diocesi di Biella, ma settimanalmente sono qui a Torino per tante ragioni e certamente mi sento più torinese che biellese, questo è evidente, anche perché ormai dal 62 ho abitato qui e qui è stata soprattutto la mia chiesa, qui ci sono stati anche i miei vescovi, quelli grazie ai quali la mia comunità ha potuto camminare e io stesso ho potuto trovare dei padri spirituali. Il tema della riflessione per questa mattina è un tema che mi è molto caro, che da sempre ha intrigato la mia ricerca, e che è il tema del volto. Il volto che si ritrova nella sindone, traccia di un volto, traccia di un corpo, il volto di Gesù Cristo, un volto credibile, affidabile. Ogni giorno, incontrando gli altri, noi posiamo lo sguardo sul loro volto. Se non posiamo lo sguardo sul loro volto, significa che non vogliamo vederli, che non vogliamo riconoscerli. Passiamo oltre. Riduciamo quelli che incontriamo ad essere delle ombre, dei profili, delle silhouette accanto alle quali noi passiamo. Ma se noi incrociamo un volto, se lo mettiamo a fuoco, se vi prestiamo attenzione, ecco emergere davanti a noi un altro. Certamente ancora anonimo, senza nome, non lo conosciamo. E tuttavia proprio grazie al suo volto individuabile. Perché il suo volto, il volto di ogni uomo, il volto di ogni donna, è un volto irripetibile, è un volto unico. Tutti noi siamo coscienti di questo, anche la nostra identità ci è data proprio dal volto che oggi riusciamo a riprodurre con una fotografia. Non basterebbero gli altri dati, ci direbbero qualcosa, ma non ci direbbero l'identità, è il volto che dice l'identità. E quando vediamo il volto che noi possiamo dire sì, è lui. Il volto
è quello spazio preciso del corpo dal quale emanano sguardo e parola. È un luogo unico nel corpo umano, è l'espressione della identità, visione che ci permette il riconoscimento. Ecco perché l'altro termine importante per designare volto è visum, il viso, dal latino videre, visto, così come volto è qualcosa che io rivolgo. Ecco, nei due termini che ci dicono che cos'è il volto, noi ne comprendiamo già tutta la sua importanza. Qualcosa che si volge, che segna una direzione, qualcosa che si offre alla vista altrui. Il volto. Nessuno vede il proprio volto se non in uno specchio, mentre invece ciascuno di noi vede sempre il volto dell'altro, degli altri, i cui tratti dicono l'unicità, ma dall'altro dicono la parentela, la moltiplicità di apporti che l'hanno plasmato. Il volto sfugge alla ripetizione, eppure racconta, testimonia distinzioni e parentele. Il volto è unico, ma quante volte ci viene da dire quel volto assomiglia a suo padre, assomiglia a sua madre? Oppure quel volto dal colore della pelle ha la parentela con un'etnia piuttosto che un'altra? Quindi c'è nel volto la moltiplicità, la pluralità, ma è più determinante l'unicità, il fatto che è irripetibile. E il volto, lo sappiamo bene, non è solo l'insieme di elementi che lo compongono, il naso, gli occhi, la fronte, la bocca, ma è soprattutto una forma capace di essere parola e di essere visione. Il volto, dopo la grande meditazione che ne ha fatto Levinas, il filosofo del volto, il volto è sempre epifania di un uomo o di una donna. È ciò che permette di dirlo, dirla persona, cioè una realtà attraversata dal suono, persona, parola che attraversa, suono che attraversa, parola che fa eco al suono. O per dirla con la lingua greca, una realtà che mi sta davanti, prosopon, mi sta davanti. Io guardo verso, prosopon, ecco il volto. Nell'accendere una relazione, un rapporto con l'altro, prima di ascoltarlo noi lo guardiamo, e guardiamo in particolare il suo volto. E il volto dall'altro davanti a noi, che attira il nostro sguardo o lo respinge, che accende in noi un desiderio o inocula in noi un rifiuto. È il volto dell'altro che noi fuggiamo nella nostra memoria più di tutto il resto di una persona. Pensateci, se vi viene in mente una persona che non vi piace, vi viene in mente il volto da cui cercate di rifuggire, non certo eventualmente da altri elementi del suo corpo. E anche il volto dell'altro che accende in noi il sentimento, soprattutto il nostro primo modo di cercare è lo sguardo. Cerchiamo visi, cerchiamo il viso.
Noi umani non riusciamo a pensare a un altro se non immaginando, facendoci un'immagine che abbiamo ricevuto nel vedere il visum, il veduto, il volto. Oppure è un'immagine che ci fabbrichiamo, non a caso secondo la Bibbia l'idolo. L'idolo è sempre un manufatto dell'uomo, è un'immagine che noi creiamo. Di conseguenza qualcosa che può soltanto alienarci. Mentre invece il volto di un uomo è sempre qualcosa che ci mette davanti l'alterità, che chiede la relazione, che mostra la dignità. L'immagine ricevuta da un uomo attesta il vero, il reale. L'immagine fabbricata dice il falso. In ogni caso, noi sempre cerchiamo il volto, da quando, appena nati, aperti gli occhi, cerchiamo il volto della madre. Le madri sanno come il bambino cerca il volto prima ancora di aprire gli occhi, proprio perché sente il suono, la voce della madre venire da una certa direzione, ancora con gli occhi chiusi, cerca di orientarsi a quel volto. E poi a un certo punto, anche questo solo le madri lo sanno, perché nessuno di noi può ricordarselo, a un certo punto il bambino comincia a guardare il volto della madre. E nell'incrocio del volto, quello sguardo del bambino cambia la matrice in madre. Ciò che era matrice, nient'altro che una matrice, che gli ha dato un corpo e che gli dà del cibo il latte. Qualcosa al quale il bambino è attirato per istinto, quando incrocia gli occhi della madre, la sente madre, la sente altra da lei, comincia lo svezzamento, dicono le scienze umane, e individua un volto. E da quel momento noi cerchiamo volti tutta la vita. Ed è nella ricerca del volto, ricerca lunga, faticosa, che costruiamo la nostra capacità di comunicare, di relazione, fino a quando siamo in grado di fissare un volto e dire tu, cioè rivolgerci con il nostro sguardo, ma rivolgergli una parola espressa sotto forma di un suono. Il nostro volto, infatti, sa prima parlare anche senza aprire la bocca. Noi uomini, a differenza degli animali, fin da piccoli sappiamo assumere sul volto tante espressioni: paura, dolore, invocazione, preghiera, stupore. E già in quello il volto si fa eloquente, si fa parola. Poi quando accediamo al linguaggio, ecco che il linguaggio non a caso accompagna il volto. Il neonato cerca il volto della madre, il bambino cerca il volto dei genitori, l'amante cerca il volto dell'amata, il genitore cerca il volto del figlio. E non dimenticate il morente, quelli che muoiono, cercano il volto di qualcuno che non lo faccia sentire solo in quell'esodo della morte. È straordinario vedere come i morenti, senza forze, a volte con lo sguardo annebbiato, ma cercano un volto, perché nella loro solitudine solo un volto accanto li può consolare. Ecco perché il volto è la parte del corpo che noi uomini abbiamo sempre denudata, sempre esposta. Bellissimo questo. Nell'evoluzione, rispetto agli animali, noi siamo gli unici che abbiamo un volto
che nonostante tentativi di barba, ma resta un volto nudo. Nudo lo si presenta. E non a caso lo si vela quando si vuole negare la dignità di quel volto. Ecco perché nelle culture sovente la donna è velata. Ma dove significativamente erano velati i lebbrosi? Portavano il velo gli schiavi. Secondo i greci, Aprosopoi, senza volto, era il loro nome. Nel mondo mediterraneo chi ha volto è persona, chi copre il volto non è persona, è alienato, sta con gli schiavi. Questo è il primo punto per dirvi il volto quanto è determinante. Secondo punto. Anche nella ricerca di Dio da parte dell'uomo, il querere Deum, si cerca un volto. L'umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio, non è capace di pensare all'altro se non pensando che abbia un volto. E così fa anche quando pensa a Dio. Noi uomini non sappiamo esprimerci per narrare il nostro rapporto con Dio se non parlando di un Dio che ha un volto. È paradossale la Bibbia, è paradossale. Continua a dirci che Dio è invisibile, che chi vede il volto di Dio muore, che il volto di Dio nessuno l'ha mai visto. Ma tutte le pagine della Bibbia parlano di un Dio che ha un volto. Ha un volto luminoso e di benedizione. Il Signore illumini su di voi il suo volto, la grande formula di benedizione. È un volto da cui procede la parola ogni volta che Dio parla, dal mio volto, dalla mia bocca esce la mia parola. È un volto che la Bibbia dice addirittura corrucciato per il male, quando va in ira. Cercare Dio di conseguenza è soprattutto cercare il volto. E lì basta che noi percorriamo i salmi per poter dire che sete di Dio, ricerca di Dio, sempre è espressa col volto. Quando verrò a contemplare il tuo volto? Salmo 42. Quando mi mostrerai il tuo volto, Signore? Signore, illumina il tuo volto e saremo salvi. Signore, non nascondere il tuo volto. Signore, fin dal mattino io contemplo il tuo volto. Altre volte io cerco il tuo volto, altre volte io amo il tuo volto. Ecco, il tema del volto di Dio è il più presente nel Salterio. Ma ecco il paradosso, questo volto di Dio che invochiamo, che cerchiamo, che confessiamo, in realtà non può essere visto. In ebraico il termine volto è al plurale, panim, dovremmo tradurre volti, ma viene significativamente dal verbo panà, volgersi. È molto fedele dunque dire volto. È esattamente il panim ebraico, qualcosa che è rivolto. Dio si volge. Ne siamo certi, Dio ha lo sguardo rivolto a noi uomini, ma noi non lo vediamo e ascoltiamo sempre con molta fatica l'adagio «Chi vede Dio muore». Mosè, lui che la Bibbia dice parlava con Dio
come un amico con l'amico, dunque nella massima intimità. Mosè, di cui si disse che morì sulla bocca del Signore, che il Signore andò per farlo morire, lo baciò e gli prese il suo respiro. Deuteronomio dice che Mosè morì sulla bocca del Signore, in un bacio. Dice: mostrami il tuo volto. Ed io gli ha risposto anche lui: non si può vedere il mio volto e restare in vita. Io ti consegnerò il mio nome. E Mosè, molto triste, ha dovuto accontentarsi di vedere le spalle di Dio. Vi ricordate, Dio gli dice: il mio volto no, ma io passerò davanti a te per dire il tuo nome, con una mano ti copro nella roccia e una volta passato tolgo la mano e mi vedi la schiena. Permettetemi di dirvi, Gerolamo, traducendo questo testo ebraico straordinario nella Vulgata, dice: tu vedrai posterior a mea. Di Dio vediamo posterior a sua, niente di più. Il nostro Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ha un volto ma non lo fa vedere. Anzi, per dire questa impossibilità dell'uomo a vedere il volto di Dio, sta scritto che Mosè nel roveto ardente velò il proprio volto, e così fece Elia sul monte Oreb. Non c'è mai stata una vera teofania, perché Dio si è manifestato sempre attraverso degli accidenti, un roveto ardente, un filo a piombo. Ma Dio è mai stato visto? Al massimo hanno visto un antico di giorni, Daniele. Perché? Perché la visione è sempre rischiosa e facilmente considerata nelle sante scritture come l'affermazione di una falsa profezia. Lo straordinario della nostra fede è che Dio ha un volto che non può essere visto, ma un volto che parla, che consegna una parola. Dio vuole farsi conoscere. Quell'operazione è apocalyptein, alzare il velo, dunque rivelarsi all'uomo. Vuole entrare in relazione con lui, ma non vuole essere ridotto a immagine come gli dèi, idoli falsi, che si vedono e hanno occhi ma non guardano, hanno orecchi ma non ascoltano, hanno la bocca ma non parlano, come dice il Salmo 115. In quelle che noi chiamiamo teofanie dell'Antico Testamento, ma non lo sono, e dovremmo capirle come preparazioni alla teofania di Gesù, in quello noi troviamo comunque un grande insegnamento. Di Dio si sente la voce, non lo si vede. In Deuteronomio 4, quando ormai la marcia è finita e il popolo sta per entrare nella terra promessa, sta scritto: il Signore vi parlò dal fuoco, voi avete ascoltato il suono delle parole, ma non avete avuto nessuna visione. Non avete avuto nessuna visione. Vi era soltanto una voce. Dio lo ripete due volte. Se questa è la verità, noi però affermiamo che Dio ha un volto, per dire che Egli vede, per poter stare davanti a Lui, sentire il timor domini, questo sentimento che non è paura, ma che è sensazione di una presenza, quella di Dio. E nella fede cristiana, essere visti è più decisivo che vedere. È più decisivo che vedere.
anche direi antropologicamente, nelle nostre vite. Certo è stato decisivo il giorno che abbiamo visto, che abbiamo cominciato a vedere, ma il giorno in cui qualcuno ci ha guardato. Pensate anche questo nelle storie d'amore. I ragazzi vedono, possono anche innamorarsi, ma il grande evento è quando chi si accorge di essere stato guardato, visto, distinto dagli altri. È da quel momento che l'incanto può diventare relazione, si può accedere a una storia d'amore. In ogni caso, tutte le sante scritture sono attraversate dall'invocazione di poter vedere il volto di Dio. Non è possibile sulla terra. L'ebreo si accontentava di andare al Tempio, guardare verso quella stanza cubica del Santo dei Santi, dove vedeva una tenda, e per lui era vedere il volto di Dio. In tutti i salmi, verrò a Gerusalemme, verrò al Tempio, vedrò il tuo volto. Ma poi in realtà vedeva nulla, però poco per volta. Si è elaborato in Israele una fede nel pensare che il Dio che noi non riusciamo mai a vedere in volto qui, l'avremmo visto di là. Siamo alla fine dei tempi dell'Antico Testamento. Eppure in quella letteratura sapienziale, ormai non ci sono più profeti, tantomeno la legge ha semplicemente dei custodi, ma è proprio in questi ultimi libri che si comincia a intravedere che noi potremo, al di là della morte, vedere Dio. Nel libro di Daniele si comincia a dire che i morti contempleranno il volto di Dio. Ma io vi cito solo quella straordinaria confessione di fede che fa Giobbe. Giobbe ormai è vicino alla morte, straziato, è tutto piagato, è diventato un rifiuto. Ha invocato Dio, ma ha visto nulla. E a un certo punto dice, sì, dopo che questa mia pelle sarà straziata, senza la mia carne ormai diventata polvere, io vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo vedranno e non un altro. Terzo punto. Dopo tutti i tempi dell'attesa, nella pienezza dei tempi, avendo Dio educato il suo popolo a cercarlo non nelle immagini, non nel volto degli idoli falsi, non nei falsi antropologici di cui gli uomini sono sempre sedotti. Ecco l'esaudimento di quella preghiera, Signore, mostrami il tuo volto. Perché il volto di Dio diventa riconoscibile. In un vero e proprio faccia a faccia. Perché Dio si fa uomo, prende la carne di un uomo, Gesù di Nazaret, il quale ha un volto, il quale ha un linguaggio umano. Chi lo vedeva, vedeva solo un uomo. Nulla in lui, nulla in lui. Rimandava a Dio attraverso lo straordinario o attraverso ciò che era non umano. In Gesù la parola di Dio si è fatta carne, si è umanizzata. Il Dio con noi si è fatto uno di noi.
Chi lo vedeva diceva, è il figlio di Maria, è il figlio di Giuseppe, i suoi fratelli li conosciamo, le sue sorelle sono qui. Chi vedeva Gesù vedeva un uomo. Eppure, come questi discepoli sono giunti alla fede, han capito che in quel volto di uomo vedevano il volto di Dio. Basterebbe il prologo della prima lettera di Giovanni. Noi l'abbiamo visto, dunque un volto. I nostri orecchi lo hanno udito, dunque un uomo che parla. Le nostre mani lo hanno addirittura palpato, dunque un corpo d'uomo. E quando Pilato nella passione lo presenterà, dice la cosa più bella di Gesù, ecco un uomo, ecco l'uomo. Ecco perché i Vangeli devono dirci qualcosa sul volto di Gesù, non solo che come uomo aveva volto, ma che quel volto ha avuto un significato, è stato cercato, è stato visto. Quel volto che Gesù aveva svelava la sua identità, la sua missione. E i discepoli hanno potuto dire qualcosa di Gesù perché vedevano quotidianamente un volto. Gesù si manifestava anche dal volto. Non aveva sempre bisogno di parlare, bastava guardarlo. Come tutte le persone che hanno una coerenza in loro, il volto dice tutto. Anche il mondo greco diceva, dopo i 30 anni ognuno ha la faccia che si merita, la faccia che si è fatta, ed è vero. Perché la nostra faccia traccia chi siamo. Dice se siamo abitati dalla menzogna o dalla verità, se siamo paurosi o se abbiamo il coraggio dell'audacia. L'unità della persona si esprime nel volto. E Gesù bastava vederlo. Quante volte nei Vangeli non dice nulla, ma l'hanno guardato. E chi lo guardava capiva che in lui c'era la presenza di Dio. In tratti umani, umanissimi. In tratti umani, umanissimi. Siamo noi che quando vogliamo dipingere Gesù gli mettiamo le aureole. Ma guardate che Gesù, secondo i Vangeli, ha mai portato nessuna aureola, né fosforescente né di oro. Era un corpo stanco, un corpo che ha avuto il suo itinerario di invecchiamento, un corpo come i nostri. E certo, sono solo i Vangeli a consegnarci il volto di Gesù. Ma Clemente Alessandrino, un padre del secondo secolo, amava chiamare Gesù il volto di Dio. Pensate, secondo secolo, il volto di Dio. Potremmo così parafrasare l'affermazione finale del prologo del quarto Vangelo. Vi ricordate il prologo come termina? Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio Gesù Cristo ce ne ha fatto il racconto, exegesato, ce ne ha fatto l'esegesi, ci ha fatto la narrazione. Ma noi potremmo parafrasarlo così, il volto di Dio nessuno l'ha mai visto, ma il volto di Gesù lo ha raccontato, il volto di Gesù per noi è stato il volto di Dio. Vedere il volto di Gesù era una grazia in tutta l'economia di salvezza, era, se voi volete, anche un privilegio, un dono unico, ma con una responsabilità unica. Chi tra di noi non desidererebbe poter aver visto il volto di Gesù mentre era sulla terra, nel suo corpo mortale, vederlo come lo hanno visto i discepoli,
Certo, potremmo dire come San Paolo, se avessimo tanta fede, ma proprio tanta. Se anche avessi visto Gesù alla maniera umana, ormai mi son dimenticato di lui. Boh, San Paolo lo poteva dire con la sua grande fede. Noi se l'avessimo visto davvero, credo che ne porteremmo un'immagine per sempre in noi. Nessuno di noi può soffocare il desiderio di vedere il volto di Gesù, il volto di quel corpo nato da Maria e che viveva sulla terra degli uomini. Vedere Gesù, ma parafrasando un detto dei padri del deserto, sì, era uno che bastava vederlo. Noi abbiamo una straordinaria sintesi fatta dal grande padre della Chiesa, l'unico che ha meritato di essere il grande nell'Oriente, San Basilio Magno, il quale diceva: il Vangelo è Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Vangelo. Vuoi vedere il volto di Cristo? Cercalo nel Vangelo e da nessun'altra parte. E poi, facendo eco a Ignazio di Antiochia, lettera ai Filadelfesi, Basilio dice: perché l'unica carne che ci è restata di Cristo per noi è il Vangelo. Era Ignazio di Antiochia che aveva detto: io mi rifugio nel Vangelo come nella carne di Cristo. Noi vorremmo vedere lo sguardo di Gesù. Vorremmo soprattutto essere visti da Lui, Lui che guardava con uno sguardo certamente che intrigava. Quando il Vangelo dice fissò lo sguardo su di Lui, vi ricordate il giovane ricco, e lo amò, pensate a quella sensazione dell'essere visti da Gesù. Quando guardò Matteo e gli disse seguimi, quando vide Zaccheo e lo chiamò per nome e gli disse scendi, o quando vide Natanaele sotto il fico, l'altro non lo sapeva neanche, lo sguardo di Gesù è preveniente, precede i nostri sguardi. E per questo Gesù aveva detto anche ai suoi ascoltatori: molti profeti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non l'hanno visto. Molti hanno desiderato vedermi in faccia e non l'hanno visto. Però se uno aderisce al Vangelo, se crede al Vangelo, ha la beatitudine perché crede senza avere visto. Ora, parlare dello sguardo di Gesù significherebbe leggere tutti i Vangeli. Io voglio solo fermarmi sui testi che parlano del volto di Gesù. Innanzitutto, il volto di Gesù è evocato due volte nell'evento della trasfigurazione. Due volte nell'indicazione della salita verso Gerusalemme. Tre volte nella passione. Innanzitutto nella trasfigurazione. Conosciamo bene la centralità dell'evento della trasfigurazione nei Vangeli sinottici che la raccontano. È l'evento in cui Gesù cambiò forma, metamorfomai, cambiò forma. Evento con cui si conclude la prima tappa del suo ministero e si apre il cammino verso Gerusalemme. Questo evento della trasfigurazione è la rivelazione ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sull'alta montagna, e la rivelazione da parte del Padre: questi è mio figlio amato, ascoltatelo. Ma attenzione, proprio secondo Gesù, quell'evento significava vedere il regno di Dio venuto con potenza. Gesù li aveva avvisati: tra voi dodici ce ne sono alcuni che vedranno il regno di Dio venire con potenza.
8 giorni dopo prese Pietro, Giacomo e Giovanni. Ecco, quei tre hanno visto il regno di Dio sulla terra, hanno fatto l'esperienza del Cristo risorto. Gesù è il regno in persona, è l'autobasileia, come ha ben compreso Origene. Mentre Gesù in preghiera, ecco, avviene una metamorfosi, una trasfigurazione, e Matteo dice: il suo volto risplendette come il sole. Luca 9, 29, l'aspetto del suo volto diventò altro. In queste due espressioni diventò un altro volto, risplendette come il sole, ecco, ci viene parlato del volto di Gesù, che è un volto di gloria, non è più il volto che Gesù aveva e che conoscevano quotidianamente i discepoli. È già il volto che assumerà con la resurrezione, il volto del Kyrios. È Gesù nella sua gloria. E infatti i Vangeli dicono: e videro la sua gloria. Potremmo dire che quei tre hanno visto, per quanto ne erano capaci, che in Gesù abitava corporalmente tutta la pienezza della divinità. Colossesi 2,9. Insomma, il volto di Gesù è diventato luminoso come il sole, è diventato splendente, altro rispetto al suo volto di carne. E la voce di Dio ha detto: il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. È il momento di gloria. L'Apostolo Paolo dirà che da quel momento il cristiano con la sua fede è sempre davanti a questo volto di gloria. Volto che noi riflettiamo come in uno specchio. E queste energie di luce e di gloria che sono sul volto di Cristo si riflettono sul nostro volto, sicché, dice Paolo, noi stessi, guardando questo volto di luce, siamo trasfigurati di gloria in gloria per l'azione dello Spirito Santo. Seconda Corinti 3,18. È il volto di gloria, è il volto di luce. Ma ohimè, nei Vangeli appare l'altro volto. La Chiesa ortodossa, che ha meditato più di quella occidentale, la festa della trasfigurazione, in quel canto che si ripete in tutti gli uffici e che gli ortodossi chiamano tropario, si dice: tu hai portato i tre discepoli sull'alta montagna per far veder loro la tua gloria, in modo che quando avessero visto la tua agonia, il contrario della gloria, avessero potuto continuare a credere. Ecco la dinamica. Se gli evangelisti hanno prestato attenzione al volto di Gesù nella trasfigurazione, poi prestano attenzione nella passione. Innanzitutto ricordano che Gesù indurì il suo volto quando andò verso Gerusalemme, espressione strana. Credo che l'attuale Bibbia italica traduca bene, quella di prima no, diceva si diresse decisamente. No, l'espressione greca è appuntì il suo volto o indurì il suo volto, per dire la determinazione, la convinzione. Dalla faccia lo si vedeva che lui voleva andare a Gerusalemme, e infatti dice: perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme, vado a morire là. E ha preso un cammino orientato, deciso, convinto, ha appuntito la faccia, come il servo del Signore di Isaia, che aveva la faccia indurita di fronte ai colpi dei flagellatori. Se Luca dice questo, e dice addirittura che quando Gesù in questo viaggio verso Gerusalemme passa attraverso la Samaria, i samaritani
non vogliono riceverlo perché la sua faccia era diretta verso Gerusalemme. Era il volto indurito, attenzione, indurito non di durezza di cuore, ma indurito di chi paga il prezzo delle cose, di chi alcune volte deve mordere, stringere i denti e andare avanti. Ebbene, questo volto era indurito in vista della passione che lo attendeva. Ed è proprio durante la passione che gli evangelisti si attardano sul volto. Matteo, una volta che Gesù entra nel Getsemani, cade col suo volto a terra, Matteo 26:39. Attenzione, non sta in ginocchio, non cade semplicemente, cade a terra con il volto. Gesù è prostrato, sta pregando, non si regge in piedi, viene meno e batte la faccia per terra. Ha inizio la sfigurazione di quel volto, che sarà sfigurazione di tutto il suo corpo nella passione. Gli evangelisti sono molto precisi: tristezza, spavento, angoscia. Così è iniziata la passione. Marco dice che Gesù cadeva costantemente a terra. C'è un imperfetto e cadeva a terra tra una preghiera e l'altra. Luca arriva a dire che in quell'angoscia addirittura il suo sudore si venò di sangue. Tanta era la tensione che sentiva. Vedete un volto che dalla gloria passa alla passione, dalla trasfigurazione allo sfiguramento. Volto sempre meno volto, volto, Pietro aveva detto la trasfigurazione, ma è tanto bello star qui, e qui accade esattamente il contrario, accade come al servo del Signore, di cui Isaia dice, noi non volevamo vederlo, ci velavamo la faccia, perché il suo volto era ripugnante. Gerolamo, nella Vulgata, sempre con la sua intelligenza, traduce l'ebraico e noi lo vedemmo come malato, e nella Vulgata lui dice, vidimus eus quasi leprosum, come un lebroso. E voi sapete lo schifo nel vedere il volto di un lebroso. Tanto vero che i lebrosi si coprono la faccia. E non a caso poi Gesù nella passione gli coprono il volto, lo torturano. Diventa lo schiavo dei greci, a prosopos, senza volto come gli schiavi. Diventa res, è l'alienato, in mano ai nemici. Lui viene consegnato come una cosa ai sommi sacerdoti, i sacerdoti come oggetto lo mandano a Pilato, Pilato lo rimanda come un pacco a Erode, Erode glielo rimanda a Pilato. Gesù non è mai soggetto della passione. Chi lo vedeva restava senza parole, incredibili. Ecco perché Isaia aveva annunciato, ma chi crederà a una cosa così? Chi crederà? Chi potrà raccontare una storia di questa, con questo esito? L'abbiamo visto, un uomo senza volto né bellezza, un volto che non attira i nostri sguardi, che non seduce, ma anzi è ripugnante, sfigurato, come colui davanti al quale ci copriamo la faccia. Continua Isaia 53, disprezzato, percosso, umiliato, non apre la bocca, come agnello afono che va verso l'uccisione. Ecco, Gesù nella sua passione è la piena realizzazione. La piena realizzazione è l'incarnazione dell'anonimo servo del Signore di Isaia. Ecce homo, dice Pilato, portandolo alla folla, torturato, flagellato,
picchiato, sputacchiato. E in quel momento Gesù è davvero l'uomo per eccellenza, è l'uomo di cui Dio si compiace, perché vive l'amore simultaneamente all'inimicizia e alla violenza patita. In Gesù c'è la non violenza dell'inermità, c'è il silenzio, e attorno a lui le urla, le grida. Basterebbe pensare alla fede dei nostri padri che hanno saputo dipingere la passione in questo modo. Provate a vedere se vi capita Gesù che porta la croce e sta in mezzo a tutti quelli che lo sputacciano in quella pittura di Bosch, in cui sono tutti deformi nello sputargli, nel torturarlo. È davvero il Dio che Paolo ha visto nel canto ai Filippesi, il Dio che si è svuotato, che ha subito la kenosis. È così. E qui non vi posso non ricordare Sant'Agostino, lo sapete, lo saprete a noia, perché ormai tutti lo dicono, ma insomma, anche se si sente un'altra volta Sant'Agostino, vale la pena. Sant'Agostino commenta: un Gesù brutto e deforme, sfigurato? Oppure un Gesù bello e glorioso più di ogni altro uomo? Sì, tutti e due. Lo dicono due trombe che suonano in modo diverso, ma con lo stesso spirito soffiato dentro. La prima tromba canta: tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Salmo 45, lo sapete. La seconda tromba con Isaia canta: lo abbiamo visto, non ha bellezza né decoro, semplicemente è sfigurato. Ecco i due episodi che vi ho ricordato, dove appare il viso nei Vangeli: trasfigurazione sul Tabor, sfiguramento nel Getsemani. E questo sfiguramento è il polo contrario della bellezza. Qui c'è davvero la bruttezza. Là c'è lo splendore, qui l'umiliazione. Là c'era la gloria, qui lo svuotamento. E questo volto non è solo visto, è anche ascoltato. È un volto tumefatto, torturato, ma da cui non esce parola. Iesus autem tacebat, insistono i Vangeli, non parlava. È il volto di Gesù sulla croce che dice poche parole dei salmi, e dice soltanto salmi. Mio Dio, perché m'hai abbandonato? Salmo 22. Padre, nelle tue mani depongo il mio respiro? Salmo 31. Non sa dire altro. Dice qualcosa dei salmi. Ho sete! Salmo 42. Io ho sete del Dio vivente. Gesù, così vedete, sfigurato, col volto insanguinato, sputacchiato, tumefatto, ma in realtà è preghiera. Non prega più Gesù, è diventato preghiera. E quel volto umano ricevuto da sua madre e dalla potenza dello Spirito Santo, quel volto contemplato dalla nascita a Betlemme, ora conosce anche lui la morte e la fine. È un volto che più nessuno vedrà sulla terra. Dopo quel 7 aprile dell'anno 30, venerdì santo, vigilia del sabato, giorno della morte e della sua sepoltura. E Gesù è consegnato così alla terra, in quel tramonto. Ma nell'alba del terzo giorno, ecco che risorge dai morti, e risorge con un nuovo volto. Non ha più il volto fisico di Gesù di Nazaret, tanto vero che più nessuno lo riconosce. Ormai è un volto di gloria, è un volto plurale. Ha
dei tratti diversi, i discepoli faticano a riconoscerlo. Sulla strada di Emmaus vedono un viandante, la Maddalena vede l'ortolano, i discepoli sul lago vedono un pescatore. Non ha più quel volto di prima. Ormai il volto di Gesù risorto è plurale, esprime vari modi, pur essendo il volto di Gesù di Nazaret e di nessun altro. Come nella trasfigurazione era diventato altro, vi ricordate la locuzione di Luca 9,29, così anche nella resurrezione diventa altro. Ma però, finché Gesù è stato in vita fino alla morte, aveva un volto solo, un volto unico, un volto irrepetibile come i nostri volti. E siccome quel volto non l'abbiamo più, ecco, quel volto è tornato ad essere invocato, desiderato. E se i credenti dell'Antico Testamento dicevano: quando vedremo il volto di Dio? Ognuno di noi nella fede e nell'amore di Cristo dice: quando vedrò il volto di Cristo? Quando potrò vedere il volto del mio amato? E io trovo straordinaria una cosa, che proprio di quel volto di Gesù fisico, che non poteva più esserci, e lui ce ne ha dato l'insegnamento nell'apparire con volti diversi, pur tuttavia l'uomo ha sentito il bisogno di una traccia. È straordinario questo bisogno che abbiamo, ed è un diritto, è un diritto. E le scienze umane, gli antropologi ce lo dicono: noi abbiamo sempre bisogno di avere una traccia di qualcuno per renderlo presente a noi. Perché noi edifichiamo una tomba ai nostri morti? Noi non lo vedremo più, sono ridotti a cenere. Ma perché vogliamo un posto dove sia? Perché non disperdiamo le ceneri noi cristiani? Sono i mondani che le disperdono. Perché noi abbiamo bisogno di un memoriale a cui col corpo poter andare, vedere, avere la percezione che chi abbiamo amato è là, è polvere, non importa, ma è là. Una traccia, una traccia. Per Gesù è stata la stessa cosa. Ecco che a partire dai decenni successivi si riesce a individuare tra quelle donne che erano andate a Gerusalemme e accompagnavano Gesù una donna che per amore prende un velo, glielo stende sulla faccia e Gesù gli lascia una traccia. È il sudario della Veronica. Voi sapete il nome Veronica, vera icona. Gli è stato dato così. Ha avuto l'immagine l'effigie di Gesù. E poi sempre nei vari dipinti si è cercati di dare un'immagine ai cristiani, sempre. Noi abbiamo le testimonianze così diverse, sarebbe bello poter vedere dal Gesù giovanissimo del secondo, terzo secolo, lo rappresentano sempre come un ragazzino. Avete presente il buon pastore delle catacombe? È quasi un ragazzino, per dire la novità di vita nella resurrezione. Poi man mano le immagini arrivano a farci vedere un Gesù glorioso, un Gesù che regna dalla croce, e poi solo dal 1200 in Occidente anche il Gesù morto, fino ad oggi ai sentieri vari che fa la pittura per poter narrare quell'immagine. Ma ecco, appare anche la sindone, che questa nostra Chiesa
di Torino Conserva. La conserva come icona venerabile. La conserva come un segno che può raccontare il santo volto di Gesù nella sua passione e morte. È giusto chiamarla icona, come è stata chiamata soprattutto a partire dalla visita di Giovanni Paolo II. Io personalmente preferisco definirla traccia. Traccia. Traccia è una parola del Nuovo Testamento che dice un segno lasciato da un uomo. Traccia lasciata da un corpo, traccia lasciata da un volto, non dipinto, l'icona è dipinta, non ritratto. È una traccia da vedere e da contemplare per avere un orientamento, per avere un telos, per avere un segno di Gesù. Ecco, noi abbiamo fatto questa meditazione proprio in occasione dell'ostensione della sindone. Nella fede noi siamo capaci di trascendere tutti i discorsi scientifici o storici che si possono fare, non ci toccano molto, noi non siamo dei pagani per idolatrare un lino, ma siamo capaci di lasciarci interpellare da una traccia, la traccia di un morto il quale ha conosciuto la passione, la traccia di Gesù Cristo che nella resurrezione di un corpo glorioso non ha potuto neanche lasciarci le ceneri della corruzione. Ecco, è una traccia dell'umanità di Gesù la sindone. Ecco perché è davvero l'emblema del Sabato Santo, quel giorno vuoto. La Chiesa un tempo lo viveva in modo aliturgico completo. Qualcuno se lo ricorderà. Aliturgico completo. Si pregava ma non c'era nessuna liturgia di nessun tipo. Era un giorno di gran silenzio, come un grembo che aspettava il parto della resurrezione. Ebbene, la sindone è la traccia lasciata da Gesù il Sabato Santo. E per noi deve essere proprio l'occasione di una traccia. Vogliamo metterci dietro a questo Gesù, seguirlo fino alla passione e morte? Questa poi è la catechesi cristiana battesimale di Paolo. Noi dobbiamo seguire Cristo per essere consepolti con Lui nel battesimo, Romani 5, per poter commorire con Lui e con risorgere con Lui. Concludo questa riflessione sul volto di Gesù, sul volto della passione, sul volto tracciato nella sindone, attestando semplicemente che proprio il cammino che abbiamo fatto sul volto ci dice che quel volto è un volto affidabile, credibile, merita la fiducia da parte di noi uomini, da parte delle donne in cerca di un volto che ci guardi, che ci veda prima che noi lo contempliamo. Una bellissima litania del IV secolo dice colui che ha il volto con lo sguardo preveniente. È straordinario. Ci guarda prima che noi lo vediamo, ci ama prima che noi lo amiamo, ci chiama e ci sceglie prima che noi scegliamo Lui. Sono tutte parole di Gesù. Non siete voi che ha scelto me, ma io ho scelto voi. Io vi ho visti prima che voi mi possiate vedere. Non siete voi che avete amato me, io ho amato voi.
quando l'autore della lettera agli ebrei ci chiede di tenere fisso lo sguardo su Gesù, origine e compimento della nostra fede, ci invita a cercare quel volto nella carne di Gesù che è il Vangelo, perché il Vangelo è Gesù e Gesù è il Vangelo. Ci invita a cercare il volto di Gesù nella carne dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, nella sofferenza, nel bisogno, nella condizione di vittime. La sindone in questo è veramente, direi, la raccolta della comunio di tutti i sofferenti. È la traccia non solo di Gesù, ma di tutti quelli che sono vittime nella storia. Vittime del potere, dell'ingiustizia, che hanno sofferto, sono tutti raccolti in una comunione forte. Ecco, questa operazione richiede da noi discernimento. Il grande errore che possiamo commettere è di non ricevere questo volto dai Vangeli, ma di fabbricarlo, proiettando su Gesù le immagini che ci sono care, le immagini che ci giustificano e che ci consentono di strumentalizzare il Signore. Oimè, in questi anni abbiamo troppe volte goduto o ci siamo rallegrati dicendo: ciò che è più caro nel cristianesimo per noi è Gesù Cristo, riferendo una frase di Dostoevskij. Non è sufficiente, non è sufficiente, anzi può essere la frase del grande tradimento. Perché se quel Gesù Cristo che amiamo ed è la cosa più cara che abbiamo nel cristianesimo è un Cristo che noi abbiamo immaginato, che noi abbiamo delineato, se è a nostra immagine e somiglianza, se in Lui abbiamo messo i nostri progetti mondani, se non è il Cristo del Vangelo, allora l'apostasia dei cristiani è ancora più grande. Francesco I, l'avete sentito l'altro ieri con semplicità, c'era da sentir tremare le ginocchia, ha detto: perché cristiani, preti, monaci, vescovi, papa, se non stanno sotto la croce e non conoscono la croce di Cristo, non sono affatto discepoli del Signore. Ecco, per una chiesa come la nostra di Torino, che porta questa traccia della passione e che può vedere le tracce del suo volto, è un impegno straordinario, è una grazia. Siamo costantemente facilitati a dire: attenzione, non c'è un Gesù che non porti quell'impronta della sindone, l'impronta della passione. E ancora, Papa Francesco ha detto: noi vogliamo solo conoscere Gesù Cristo, crocifisso, 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 che è il Cristo dei Vangeli. Questa è la nostra fede cristiana, altrimenti sono ideologie religiose che si dicono cristiani, ma che sono semplicemente bandiere in mano a dei militanti, non sono il cuore che pulsa dei discepoli del Signore. Grazie.